La città da gustare giunge alla settima edizione, una iniziativa importante per la valorizzazione del cibo in tutte le sue componenti. Qual è lo spirito di quest'anno? È offrire ancora una volta a Fano l'occasione di ritrovare la propria identità passando attraverso i suoi prodotti e i suoi sapori. Ogni anno cerchiamo di rivalutare in particolare uno di questi. Quest'anno abbiamo messo al centro il caffè e la moretta, quindi racconteremo quali sono sia le origini, sia la storia, sia le tante possibilità per poter gustare uno dei grandi prodotti di tradizione fanese. È un programma nutrito quello della città da gustare, che si svolge in due momenti, in due settimane diverse. Il programma è sviluppato in 5 giornate, a partire dal 27 di settembre fino al 29 e poi dal 5 al 6 di ottobre. Da mercoledì 27 settembre abbiamo un primo incontro dedicato ai bambini delle classi primarie sul non spreco alimentare. Poi giovedì 28 alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone avremo una conferenza con una serie di interventi molto qualificati, a partire da Capitano Russo della NAS, del Nucleo Antisofisticazione di Ancona. Quindi ancora Paola Fagioli, che è la presidente di Legambiente dell'Emilia Romagna, che ha istituito un premio sull'ecoturismo dedicato a quelle strutture ricettive che hanno dimostrato particolare attenzione all'ambiente. Ancora con il presidente di Coldiretti per il cambiamento climatico e quindi lo stravolgimento di molte colture agroalimentari. E poi a concludere c'è l'incontro con Luigi Valentini, che è presidente della Rete Nazionale di Istituti Alberghieri, che si tratterà sul tema del lavoro, dell'istruzione professionale e l'occupazione degli studenti, in particolare nel settore del turismo. Venerdì 29 c'è l'appuntamento sul caffè, e di questo in particolare ne parlerà Marco Dalla Ragione di Caffè River, un appuntamento molto importante. Altri due sono quelli di giovedì 28 con Federico Medici, e un altro invece il giovedì 5 ottobre con il presidente dell'Associazione dei Farmacisti di Pesaro Urbino su Cuore e Caffè. Il caffè quindi fa male oppure no? Ed ora facciamo il focus sul caffè. Noi siamo stati coinvolti dall'amico Paolo Pagnoni in questo grande progetto della Moretta. Noi chiaramente, non essendo fanesi, essendo la Moretta un orgoglio fanese, potevamo solo entrare in punta di piedi. Quindi abbiamo organizzato un laboratorio con molti professionisti, 10 baristi importanti della città di Fano e 2 rappresentanti delle associazioni di categoria, che sarebbero la AIS e AIBES. In questo laboratorio si cercherà di definire qual è il miglior profilo per realizzare una perfetta moretta. Quindi i vari baristi, ripeto, grandi esperti del settore, assaggeranno il prodotto realizzato dai 2 baristi di AIS e AIBES, in modo che alla fine di questo laboratorio si possa cercare di chiarire meglio qual è il caffè che meglio si adatta. Ripeto, il profilo di caffè in termini robusta, arabica, a livello di tostatura e così via. Al termine dell'evento ci sarà una distribuzione di moretta agli intervenuti. Il pubblico è invitato a partecipare.